La giungla è un ambiente naturale e prezioso, perché ospita circa la metà delle specie animali e vegetali terrestri. Sebbene occupi soltanto il 6% della superficie terrestre totale, la giungla rimane un mistero tutto da scoprire a causa della sua inospitabilità per gli esseri umani. In questo video abbiamo raccolto i 10 ritrovamenti più misteriosi mai scovati in questo ambiente unico al mondo. Amazing! Woohoo! Numero 10. Brucchesia nana. Scoperta nelle foreste pluviali del Madagascar, la Brucchesia nana, o nano camaleonte, è una lucertola di colore marroncino che cresce raramente oltre i 25 mm. In seguito al primo avvistamento, gli scienziati hanno dichiarato di aver trovato il rettile più piccolo del mondo, una specie distinta di camaleonte, grande più o meno quanto un chicco di riso. Questi teneri animaletti sono più piccoli di un'unghia umana. Un particolare affascinante sulla Brucchesia nana riguarda il suo dimorfismo sessuale. Mentre negli altri camaleonti il maschio è più grande della femmina, in questa versione nana si verifica il contrario. Il maschio misura circa 22 mm, mentre la femmina può raggiungere i 29 mm. Questa differenza può essere attribuita al fatto che le femmine devono deporre le uova e di conseguenza necessitano di un corpo più grande. Se la scoperta della lucertola più piccola del mondo vi ha incuriosito, continuate a scorrere la classifica per conoscerne una che è stata paragonata a Gesù. Numero 9. Shanai Timpisca. Immaginate di vagare nei meandri roventi della foresta amazzonica alla ricerca di una fonte d'acqua per placare la sete. Se vi ritrovate nei pressi del fiume Shanai Timpisca, però, vi sconsigliamo di fermarvi a bere un sorso d'acqua, perché basta soltanto il vapore acqueo sprigionato dal suo letto per farvi abbrustolire. Il nome Shanai Timpisca significa bollito col calore del sole nella lingua dei residenti locali. Il fiume scorre nel lato peruviano della foresta amazzonica e, nello specifico, nella provincia di Puerto Inca. È profondo circa 6 metri, largo 25 e lungo più di 6,5 km. La sua temperatura rimane bollente per tutto il corso e in alcuni punti raggiunge addirittura i 95 gradi centigradi. L'acqua è talmente calda che nessuna creatura è in grado di sopravvivere al contatto con gli schizzi. Sebbene il motivo dietro la temperatura rovente sia ancora da scoprire, dato che non ci sono vulcani nelle vicinanze, la popolazione indigena ritiene che il fiume sia sacro e che l'acqua bollente possieda delle proprietà curative. Per questo motivo, gli sciamani la utilizzano nella preparazione dei loro rimedi naturali. Numero 8. Dina Sanikar. Il cartone Il libro della giungla ci racconta la storia di un bambino chiamato Mowgli che è stato cresciuto per l'appunto nella giungla da un branco variegato di animali. Può sembrare una storia senza fondamento, ma non è così. Vi presentiamo Dina Sanikar, il vero Mowgli. Da bambino è stato adottato da un branco di lupi ed è cresciuto credendo di essere un vero e proprio canide. Quando dei cacciatori lo hanno trovato nella giungla di Uttar Pradesh, lo hanno portato in un orfanotrofio locale per rimetterlo in contatto col suo lato umano. Gli abitanti del villaggio gli hanno insegnato quello che non aveva mai potuto imparare, come parlare e camminare sulle gambe. Sebbene il ragazzo non abbia sviluppato l'abilità di linguaggio, ha iniziato lentamente a comportarsi come i suoi coetanei, assumendo una postura eretta, vestendosi da solo e imparando persino a fumare le sigarette, una caratteristica esclusivamente umana. Nessuno conoscerà mai la storia della sua vita e questo mistero rimarrà per sempre irrisolto. Numero 7. Rana dorata. Mowgli avrà sicuramente incontrato questo animale nel corso degli anni trascorsi nella giungla, ma siamo sicuri che la loro amicizia si sia svolta a distanza di sicurezza. È difficile immaginarlo, ma questa simpatica ranocchia è un'arma letale. La rana dorata, o rana freccia, scoperta nel 1973, misura soltanto 5 cm di lunghezza, ma è uno degli anfibi più velenosi al mondo. Il suo colore brillante varia a seconda della zona. Una singola rana possiede 1900 microgrammi di veleno, una quantità più che sufficiente per uccidere più di 10 persone. Basta che una sola goccia entri nell'organismo di un essere umano per dargli filo da torcere. La tossina impedisce ai neuroni di inviare impulsi ai muscoli e di conseguenza causa un arresto cardiaco quasi immediato. Non esiste antidoto per il veleno e la morte sopraggiunge in meno di 10 minuti. Quando si sente in pericolo, la rana dorata non si nasconde, ma si allontana perché non possiede aculei, artiglie o zanne con cui inoculare il veleno.
L'unico modo di trasmetterlo, infatti, è il contatto fisico pelle a pelle. Numero 6. Candiru. A proposito di pelle, vi presentiamo il Candiru, un pesciolino della famiglia Vandeglia che si nasconde nei fiumi della lussureggiante foresta amazzonica in attesa che qualche bagnante si tuffi in acqua con un costumino striminzito. Questo animale ricorda un'anguilla nell'aspetto, ma ha il carattere di un batterio parassita. Di solito si aggrappa alle branche dei pesci più grandi, usando delle spine minuscole per ancorarsi e succhiare il sangue delle loro vittime. La stessa cosa succede con gli umani. Secondo alcune leggende locali, quando una persona urina nell'acqua del fiume, il candiru nuota controcorrente fino a raggiungere l'uretra dell'umano in questione. Le spine lo aiutano a rimanere all'interno del canale e ne rendono difficile la rimozione. Secondo gli esperti, tuttavia, il pesce non potrebbe sopravvivere a lungo nell'uretra a causa della mancanza di ossigeno e spazio per crescere. Si dice però che le leggende abbiano un fondo di verità, quindi noi vi consigliamo in maniera spassionata di non tuffarvi, a meno che non indossiate una muta attillata e coprente. Numero 5. Nepenthes raja. Se vi dicessimo che gli alberi possono uccidere, i nostri antenati sarebbero perfettamente d'accordo. Nel 1800 si sentiva spesso parlare di alcune piante mangiauomini, talmente grandi da riuscire a divorare uomini e animali di grossa taglia. Avvicinarsi alla pianta in questione diventava una condanna a morte immediata. Sarebbe interessante scoprire come potrebbero funzionare questi alberi, ma in realtà si tratta soltanto di un espediente letterario costruito d'arte da Edmund Spencer. Tuttavia, in alcune foreste pluviali esiste una pianta altrettanto macabra. Si chiama Nepenthes raja e detiene il primato per gli ascidi più grandi di sempre, che possono arrivare a misurare 40 cm di altezza e hanno una capacità di 3,5 litri. Questa pianta carnivora attrae piccoli animali che popolano la giungla e li inghiotte interi. A volte si nutre anche di vertebrati e per questo è considerata una mangia uomini, anche se gli esseri umani non compaiono nella sua dieta abituale. Numero 4. Rafflesia. Passiamo da una pianta a un fiore altrettanto particolare. Quando pensiamo ai fiori ci vengono in mente dei boccioli delicati e profumati, certamente non la puzza di carne in decomposizione e un mostro che uccide i suoi stessi simili. Eppure, a differenza della maggior parte dei fiori, la Rafflesia non emana soltanto un cattivo odore, ma presenta delle tendenze parassitiche che l'hanno resa famosa come l'assassina del regno vegetale. Per sopravvivere, infatti, questo fiore consuma l'acqua e le sostanze nutritive della pianta a cui si appoggia. Si nasconde per settimane e, quando è pronta a sbocciare, distrugge il suo ospite. La sua bocca gigante produce un olezzo terrificante che ricorda quello della carne putrefatta, da cui deriva il soprannome di fiore cadavere. L'odore attira gli insetti che impollinano questo tipo di piante. Nonostante la sua natura opportunista, la vita della Rafflesia è molto breve. Numero 3. Cerchi nel terreno. Madre Natura continua ogni giorno a sorprenderci con le sue creazioni, ma non possiamo dimenticare che anche gli esseri umani sono capaci di grandi imprese. Nel lato brasiliano della foresta amazzonica è stata scoperta una sequenza di fossi quadrati, rettangolari e circolari che, secondo gli esperti, sarebbero stati scavati nel terreno prima ancora della formazione della giungla. La funzione di queste strane buche è ancora ignota. Sebbene la deforestazione sia un pericolo naturale per gli ambienti verdi, in questo caso ha reso possibile scoprire questi capolavori enormi scavati nella terra, che misurano circa 5 metri di profondità ciascuno e in alcuni casi anche in larghezza. La scoperta ha dato vita a un dibattito acceso tra chi pensa che le popolazioni amazzoniche fossero troppo delicate per scavare tali fosse nel terreno in cui abitavano, e chi sostiene che le civiltà precolombiane, invece, non si facessero problemi a distruggere le foreste per il proprio tornaconto. Voi da che parte state? Numero 2. Basilisco comune. Molte creature del nostro pianeta sono in grado di nuotare o addirittura vivere in acqua senza mai risalire a prendere ossigeno. Ma avete mai sentito parlare di animali che sanno camminare sull'acqua? Soprannominato anche Lucertola Gesù per questa sua capacità particolare, il basilisco comune risiede nelle foreste pluviali tropicali dell'America centrale e ha stupito la comunità scientifica con la sua abilità che ricorda in tutto e per tutto quella del protagonista dei Vangeli. Il basilisco comune trascorre la maggior parte delle sue giornate tra gli alberi, ma non si allontana mai dagli specchi d'acqua.
Quando attacca, si lancia sull'acqua e corre lungo la superficie a una velocità di 5,5 km orari, sfruttando le zampe palmate che gli permettono di non affondare, anche se solo per brevi tratti. I maschi vantano delle grosse creste sulla testa e sulla schiena, che usano per attrarre le femmine. Non c'è che dire, la giungla è veramente un ambiente incredibile. Numero 1. Carcassa di balena. Parlando di cose incredibili, non possiamo fare a meno di citare la carcassa di una balena nel bel mezzo della giungla. Sembrerebbe impossibile, ma la maggior parte degli esperti intervenuti crede che quell'enorme esemplare di megattera sia arrivato spontaneamente sulla costa settentrionale del Brasile. La sua carcassa è stata scoperta qualche anno fa nelle profondità della foresta amazzonica. Il cetaceo misurava 11 metri e al momento del ritrovamento era già stato gravemente attaccato dagli uccelli rapaci. I suoi resti sono stati rinvenuti in una zona molto lontana dallo specchio d'acqua più vicino e quel mistero ha lasciato a bocca aperta gli scienziati accorsi per studiare l'incidente. Alla fine gli esperti hanno ipotizzato che la megattera sia stata spinta a riva e poi nei meandri della foresta da una tempesta violenta. Questo, tuttavia, non spiega cosa ci facesse una megattera nella costa settentrionale del Brasile, dato che questi animali nuotano molto più a sud. Quale di queste scoperte vi ha colpito di più? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche pazzesche.